La maggior parte delle persone pensa che la curation sia uno stratagemma, una tattica per ottenere più visibilità, più, quando sono proprio speranzosi, autorevolezza, più credibilità e un grosso risparmio di tempo e di soldi nel produrre dei contenuti. In realtà la curation può essere utile a tantissime cose diverse e può essere utile non solo a chi come te magari è un consulente, un esperto, un coach che vuole rendersi credibile, autorevole e visibile online, ma può essere utilissima anche alle aziende. Un esempio di una lunga serie di possibili applicazioni utili all'interno delle aziende e delle organizzazioni della curation è ad esempio la scoperta delle risorse. In qualsiasi organizzazione ci sono tool e strumenti che vengono utilizzati per fare certi task. Tool e strumenti che possono essere sia fisici ma soprattutto digitali, quindi software, applicazioni, tool particolari per realizzare qualcosa. In alcuni casi questi tool sono prodotti all'interno dell'organizzazione, in altre situazioni vengono dall'esterno. Ora, se lo staff dell'organizzazione nel tempo, piano piano, seleziona i migliori tool per fare all'interno del dipartimento editoriale l'impaginazione dei documenti. Quali sono i tool che usiamo? Usiamo questo e basta, oppure usiamo questo, questo, questo e questo. Quando gli serve di fare questo usiamo quest'altro. Gli dà un voto, un commento, delle opinioni da quelli che nell'organizzazione hanno usato quel tool. E facciamo questa cosa per i diversi tipi di task, di necessità che ci sono nell'organizzazione, valorizzando volta per volta quello che lo staff dell'organizzazione conosce, quindi la creazione di un catalogo, di una directory organizzata in categorie dove tutti quelli che sono nell'organizzazione contribuiscono a selezionare, a mettere al loro posto con le informazioni di riferimento che servono tutti i tool che possono essere utili a chi lavora in quell'organizzazione. Quindi se io vengo assunto oggi da questa organizzazione posso trovare immediatamente tutti i tool che mi servono, risparmio tempo, vado a trovare subito i tool migliori per poter fare il compito che mi è stato assegnato e produco probabilmente risultati di migliore qualità. E inoltre tutto il lavoro, l'expertise, le scoperte che lo staff di un'organizzazione fa nel tempo non vengono perse, non vanno via con le persone che vanno via. Si cristallizzano all'interno di questo lavoro di curation dove vengono raccolti i migliori tool. Quindi un primo uso benefico della curation all'interno dell'organizzazione delle aziende è nel curare collezioni di risorse, strumenti e tool che sono rilevanti ai compiti, ai task, al tipo di lavoro che viene svolto in quell'organizzazione attraverso la cooperazione nello scegliere, valutare, verificare, testare e offrire un valore aggiunto di parere, commento, opinione dallo staff dell'organizzazione stessa.